Claudia Gerini. Massimo. Ciao. Ciao, buonasera. Ma devo dire subito una cosa. Che cosa? Bisogna rispettare le regole, però il non abbracciarti è più complicato. Un po' ci dispiace. Però è questa. Rispettiamo le regole. Queste sono le regole. Dovete un bacio sapere, te lo do così. Dovete sapere che qui siamo a Via delle Muratte. E lei questa via la vedeva e la viveva in modo particolare. È vero, perché 4 anni fa, più o meno 2016, io facevo uno spettacolo, Storie di Claudia, al Teatro Quirino, proprio qua dietro a Via delle Vergini, e facevo sempre un giro lungo, diciamo, per andare a teatro. Diciamo, allungavi il percorso perché c'era qualcosa di molto bello da vedere. Sì, perché ero una privilegiata e per andare al mio posto di lavoro dovevo passare in un posto meraviglioso e magico, e quindi mi volevo riempire gli occhi di bellezza. E allora, giriamo le telecamere e guardate la meraviglia della Fontana di Trevi. Certo che vederla così, non so, che emozione ti dà? Il silenzio, il vuoto. Che meraviglia. Eccola qua, certo, è una meraviglia. Io penso che la bellezza ci deve sempre ricordare da dove veniamo e chi siamo. La bellezza delle opere di questa città e dell'Italia intera. Questo silenzio è quasi avvolgente, quasi protegge, no? Un po', perché non siamo abituati. Non fa paura. Inquieta. La paura è una cosa diversa. C'è un'inquietudine, no? Non sapere cosa ci aspetterà. Quello un po' sì, quando ci si ritornerà al brulichio di questa piazza e di tutte le piazze. Andiamo a sentire il rumore dell'acqua da vicino. Eccola qua. Ma sai, questa fontana ha portato l'acqua in questa città. Ma perché tutti hanno l'idea che sia una fontana di bellezza, eccetera. Questa fontana è l'acquedotto Vergine, che è un acquedotto che esiste dai tempi dell'imperatore Augusto. Quindi parlando di pochi anni prima di Cristo. E questa fonte serve acqua alla città da 2000 anni, dal tempo, non ha mai smesso. È anche calda. Lo so che ti vorresti fare un tuffetto, ma non si può. Io dovrei chiamarti Massimo, come here. Come on. Dai, è il sogno di tutti, insomma, sì, la dolce vita. Però io non sono Mastroianni. Tu potresti fare benissimo in tecno, io avrei delle grandi difficoltà a fare Mastroianni. No, però ricordiamolo questo set per la storia della dolce vita. Ecco, la dolce vita è esattamente l'opposto di quello che viviamo oggi. Oggi sì. Siamo chiusi nelle case. L'amara vita. Negli anni 60 era proprio, no, l'exploit, socializzare, andare, godersi la vita e oggi le amicizie. Oggi non ci possiamo neanche abbracciare. Però, diciamo, la magia di questa fontana, oltre a Totò e Peppino, perché ci ricordiamo della dolce vita. La vuoi comprare? La vuoi comprare? Sai che ho letto che addirittura tutti i giorni, perché sai che si tira la monetina, circa, non so quanti, i soldi vanno alla Caritas, circa 2000 euro tutti i giorni si guadagnano. Beh, da questa fontana, una cosa del genere, perché comunque la gente arriva, tranne butta i ladruncoli, la monetina, sì, la monetina. E che sogno faresti in questo momento, se non potessi? Buttare la monetina per sognare di uscire in fretta? Di uscire, di trovare una cura, di trovare un modo, di trovare una cura per questo virus e ovviamente di trovare un modo nel futuro di non trovarci ancora in questa situazione. Oggi che tu stai in casa, come la vivi la tua giornata? Ma io con due figlie sono tra virgolette fortunata, perché comunque innanzitutto studio, perché io ho una che deve fare l'esame di quinta elementare, quindi stiamo ripassando l'impero romano, tutto quanto, e l'analisi logica. Insieme, cosa fate? Cuciniamo, dipingiamo,
la manualità, è importante la manualità, quindi plastilina. E loro come lo vivono questo stare chiusi? Ma loro sono veramente molto, devo dire, hanno, io penso che i ragazzi di oggi sono comunque consapevoli e responsabili, hanno quella, forse perché con i social hanno fatto rete e capiscono nel profondo il pericolo e la situazione. Quindi, buttiamo la monetina virtuale. Buttiamo una monetina, chiudi cosa gli occhi. Possiamo? Eccola là, l'abbiamo buttata. Guardiamo un attimo come è fatto questo arco di trionfo. Beh, devo dire che è fatto molto bene. E lui è oceano. È fisico. È bello oceano, no? Sì, l'hanno fatto bene, cavalli. Bello. Che guida questo cocchio fatto a forma di conchiglia. I due cavalli, quello alati, quello è più iroso, più agitato, e quello è placido. Tu come sei? Più iroso o più calma? Io sono frizzante, io sono mossa. Mossa, no, mossa. Io sono buona. Ma per te che cos'è che come cittadina romana conosci tutti i meandri di questa città? Anzi, sì. Spesso ti sei esposta in prima persona, no? Sì. Per difenderla. Io amo proprio questa città in modo viscerale, in modo come tanti romani, e più me la maltrattano e più la amo. Tornando a questo vuoto che ci circonda, no? Questo silenzio, voi in fondo quando girate sul set siete abbastanza abituati al silenzio, al sì. Vuoto, non dico set blindati, ma quasi. Qual è la differenza qua? Beh, allora, intanto prima di girare c'è sempre qualcuno che urla silenzio, che urla perché ci vuole silenzio per il suono. E poi in set, mi ricordo per esempio ultimamente con Suburra, diciamo ci chiudono totalmente una strada, non so, dovevamo girare una scena al Ponte degli Angeli davanti Castel Sant'Angelo, e quindi le persone di produzione fanno i blocchi in modo che nessuno passi, e in quel momento, ovviamente chiedendo un permesso al comune, in quel momento tu giri come se fosse un teatro di posa, cioè... Però poi sai che si apre, la e gente poi dopo può si aprono i varchi e si invade tutto, infatti questo è surreale. Si usa molto la metafora della guerra per raccontare il momento in cui stiamo, sì. Stiamo vivendo. Io sono abbastanza contrario, bisognerebbe usare un altro tipo di linguaggio, la guerra è qualcosa di molto diverso. Certamente siamo di fronte a un nemico invisibile, ma uno dei grandi del cinema italiano, mondiale, Rossellini, raccontò la guerra con un film straordinario, Roma città aperta. Francesco, i tedeschi, i fascisti stanno circondando la casa. Circondano la casa. Va dentro, va. L'Italia uscì dalla guerra distrutta, però gli italiani si aiutarono uno con l'altro e costruirono il paese che siamo oggi, un grande sì, paese. Sì, adesso non stiamo vivendo una conseguenza, come se fosse, diciamo così, una guerra, non chiamiamola così, però in effetti se ci pensi, Massimo, le persone hanno bisogno di sentirsi che si appartengono, quindi sta uscendo un patriottismo che gli italiani non hanno mai avuto. Cioè le bandiere tricolori sui balconi, sì, cantare l'inno. Sì, in questo senso rispetto all'Europa, che noi siamo forti, importanti, che non vogliamo svendere questo paese. Io questi giorni tante volte mi escono le lacrime guardando dei filmati, dei montaggi con le nostre musiche, con il nostro paese, con le nostre città incredibili. Perché è un risveglio. Sì, in qualche modo sì. Speriamo che dalle grandi difficoltà si può ricostruire qualcosa di diverso, soprattutto rimettere nella casella giusta i valori veri della vita. Sì. Perché insomma, fino a poco tempo fa avevamo in testa solo il Black Friday, cioè arrivare, fare la coda per comprare l'oggetto alla moda. Ecco, io spero che si esca in un certo modo. Adesso devo andare dall'altra parte, al dove Campidoglio. Vai? Ah, il Campidoglio. Ma avevano detto a un certo punto che tu potevi essere candidata.
Ma sì, si è detto durante qualche intervista, è uscito insomma questo concetto qua. Se avessi la bacchetta magica, una volta uscito da questa pandemia, cosa faresti per Roma? Una cosa. La pulirei. Vado. Ciao, grazie. Io rimango qua.